È quel giorno, signori, 10 anni dopo. Voi state tryhardando col supporto, il feedback nei video, e io di mio tryhardo nel gioco. Oggi torniamo su Trials con un livello, un obiettivo ben preciso: battere il livello che mi ha fatto più impazzire nella mia storia sul gioco, ma che allo stesso tempo, per chi non lo sapesse, è il livello grazie al quale oggi voi state vedendo ancora video di Trials. Perché senza Furia di Pietra io non avrei mai incominciato a fare video di Trials su YouTube. Intanto grazie mille per aver raggiunto i 10.000 like anche nell'ultimo video di Trials. Continuate così, con un like, con un commento, con del supporto, e io continuerò a portarvelo, anche perché sto continuando a giocare. Sono in top 1000 con tutti i livelli fatti negli scorsi episodi, perché non voglio spoilerarmi quelli che voglio migliorare con voi. Questa è Furia di Pietra, uno dei livelli estremi del pack base del gioco. Per chi non se lo ricordasse, la prima volta l'ho finito in questo modo. Sto muovendo anche con le gambe, non so se notate la contrazione muscolare. Vai, vai! No, cosa ho cliccato? Cristo! Tempo scaduto, 331 morti. Io lo rifaccio. Dai, porco Giuda! Spingiti, girati! Vai, vai, no! Signori, ce l'abbiamo fatta! Si parla di 10 anni fa, quasi un'ora di livello, più di 500 morti complessive. E negli anni, a fatica, sono riuscito a portarlo a zero errori. Oggi cosa faremo? Non solo dopo tutti questi anni proverò a rifarlo con zero errori, ma voglio strafare, voglio finirlo in meno di un minuto. Vuol dire abbassarlo di almeno 8 secondi. Quindi non perdiamo altro tempo, vi ho contestualizzato la situazione, anche perché poi in game dovrò concentrarmi tanto oggi. Allora, quello che voglio fare è intanto farvi vedere un po' il tracciato e rinfrescarvi un po' la memoria su quello che dovremmo fare senza fare uno solo errore. Questo è l'inizio, sembra abbastanza chill. Qua bisognerebbe bounzare direttamente, comunque ci si arrampica. Qua si va qua. Questo è un momento un po' difficile perché bisogna riuscire a salire perfetti. Da qua si va qua. Qua qua si sale lì sopra e ci si blocca solitamente, perché bisogna arrivarci meglio. Ma noi siamo bravi e non moriamo. Hop. E si fa. Tiriamo sulla ruota e siamo qua. Pazzesco. Si trova la quadra e si arriva qua. Non sono ancora morto. Stavo per dire, va che lo faccio con zero errori al primo try. No. Qua così, qua si prova ad arrivare direttamente qua, perché qua, certo, si doveva bounzare e arrivare lì sopra. Invece si fa in due fasi. Hop. Si alza. Vabbè, qua siamo morti. Da qua si va qua. E questa è la parte più difficile, perché si deve arrivare qua. Questo salto ci sono stato, penso, 300 errori la prima volta. Ora magari meglio, Teo, eh? Perché arrivi qua, hop, fai così e ti incastri su, eh? Pensa come fare a farlo con zero errori. Così, perfetto. Qua dovresti farlo per bene, perché poi arrivi qua tutto contento e cadi, no? Sarebbe la cosa più bella e che capiterà. Arrivi qua. Tac, e abbiamo finito con 2 minuti e 17 lo showcase di questo livello. 10 errori primo try. In figione ci sto giocando, perché finché ancora non escono i main game ho più tempo e non vedo l'ora di veramente riabbassarli tutti sti livelli. È inutile che ogni errore ricomincio da capo il livello, devo farlo tante volte per prendere abitudine con tutte le parti del circuito. Ed anche questo è un salto un po' del cazzo, perché devi poi fare un bounceetto qua, devi capire devo capire bene come andare avanti col corpo. Non devo rimanere qua un quarto d'ora così se voglio fare il record, capito? Subito così, belli spediti. Qua bisognerebbe farlo di fila, ma qua devi alzare la ruota davanti. Porco Diaz, è una cosa facile questa in teoria. Vedi, fai così, da qua diretti. Hop. Ma devo andare più veloce ovviamente. Vedi qua, fatto al primo tentativo, cazzo. Bella cosa anche qua, vedi, hop. Hop, sempre 10 errori, 1.37. Potrebbe durare anche, 3 ore questa sessione mia di gioco. Non date per scontato il fatto che io riesca, ma probabilmente se vedete questo video è perché ci sono riuscito. Perché, conoscendomi, non vi caricherò il video senza riuscirci. Vedi, al salto difficile con un errore siamo arrivati, mo.
Porco demonio. Ma Dio Cristo, che cazzo sto facendo qua? 1 e 16, 4 errori. Let me cook. Let me fucking cook. Ieri sera ci ho messo 1 ora e 10 per abbassare 2 decimi un livello. Quindi 0 errori fino a qua. Con 7 secondi d'anticipo. Porco demonio, porco, porco. E niente, l'ho lisciata. 2 errori, 1 e 16. Stiamo scendendo. Ah! Qua fai così al primo colpo. E qua vai a morire in quello dopo. Ma Dio, sono un cretino. Ah, lentamente sto migliorando i singoli pezzi, ma non riesco mai a fare la run perfetta. Quindi pian pianino devo unire le varie parti. Ma il primo colpo di rimbalzo. E poi cadi in quello dopo tanto. E a volte lo fai super veloce, a volte sembri un rincoglionito. 1.17. Con 6 errori perdo in altri punti in modo stupido. Guarda che bel bounce. Cosa potrebbe mai andare storto adesso, no? Tipo qua, che slitta la gomma. Slitta la gomma. Guarda qua, eravamo qua con 10 secondi d'anticipo. 10 secondi d'anticipo. Non mi ha bounzato. E qua sono slittato giù. Vedi, a volte lo faccio al primo colpo di bounce. A volte rimango qua a 6 errori, anche di più. Bello? No, troppo. Minchia, 3 secondi se faccio quel bounce, eh. Madò, follia. Ma magari, guarda. Madò. Madò. No. Ma dai, Gesù Cristo. Signori, 1 minuto e 7. Con 2 errori stupidi. E il gioco, per come era fatto ai tempi, non mi abbasserà il tempo, perché conta prima le morti. Quindi finché non faccio 0 errori, posso farlo anche in 3 secondi, non mi abbasserà il tempo. Il primo segnale che è fattibile. Dovete calcolare anche tutti i momenti in cui ti viene l'ansietta di riuscire quasi a farcela. Ogni volta capisco come farlo, vado, arrivo la volta dopo e mi dimentico. È così semplice in certe run. Anche qua, guarda, fatto subito. A volte rimango qua fermo 2 giorni. Eh certo, certo. Dio Gesù Cristo nostro Signore. Cioè fin qua arrivo quasi clean. Questo è un terno all'otto, ma va bene. Però lo facciamo. Questo rompe più i coglioni che altro, ma lo facciamo. Da qua in poi è da fare senza sbagliare, vedi? Vai, ti prego, 6 secondi sotto, siamo già qua. No, 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 Teo, 9 secondi avevi. Se la facessi tutta con i miei pezzi migliori per ogni settore, esce 45 secondi. Dio Cristo, 11 secondi sotto. Ma allora, lo faccio il tentativo dopo. Ma che cazzo è? Emotivamente mi distrugge questa cosa. Guarda te, 1.9 con 4 errori. Ero andato come un missile. Devo fare quella pietra di merda. È proprio quella la furia di pietra. È veramente quella la furia di pietra del titolo. Quella pietra di merda. Ma al secondo tentativo ce la fai. E poi... Ah, è uno schifo la vita. Guarda te, 1.6. 1.6 con 3 errori. Sei qua. E sei un coglione, Teo. Sei qua e sei un coglione, no? Guarda! E devo morire qua. 10 secondi. Non ci credo, sono morto dopo. Mi sono emozionato, raga.
Non ci credo, sono morto nel salto più facile del livello. 1,7. Che stupido, ragazzi. Che stupido. Eccoci! Si muore lì, ovvio. Ovvio. 1,02. Un errore. Se avessi già preso adesso tutte le parti migliori fatte in queste run, sarei 48-49 secondi. Devo unire le parti di tutte le migliori run in un'unica run. Verrà la volta che arrivo con zero errore e muoio all'ultimo checkpoint, lo so già. Eccolo! L'errore! All'ultimo checkpoint! 59-9 con un errore all'ultimo checkpoint. Con un errore all'ultimo checkpoint. Pausa. Ce la faccio, raga, con calma. Un gioco di pazienza, Trials. È un gioco anche di bestemmie! Bello! Bravo, bravo Teo, bravo, ci sta. Mi viene da piangere a me. 13 secondi avevo di vantaggio, raga. 13 secondi di vantaggio qua, che se la facevo al primo tentativo. Voi, se volete capire il livello di disperazione, guardate gli intertempi in alto e vedete in quella run quanto sono sotto, per capire quanto poi voglia sgozzarmi. Olè! Olà! No, non mi si è incollata la moto! Porco il demonio! Ditemi chi nel 2024 si mette a perdere ore di gioco per battere un record su un gioco di 10 anni fa. Troppo alto qua, che figa. Me la collo se cadiamo giusti. Signori. Let's go! Ero dentro al videogame. Stavo, guarda, non so se sto tremando o cosa. Posso farlo meglio? Sì. Se avessi preso le parti migliori di questa run, potrei abbassarlo ancora di più? Assolutamente sì. Sotto il 50 ci posso arrivare. Lo farò adesso dopo quasi 2 ore di rec di fila. Però dovessi migliorarlo offline o fare qualche super run, ve lo faccio vedere nei prossimi video. Si può fare un pelo meglio sicuramente, però 12 secondi rispetto al mio miglior tempo di anni fa, nel livello che 10 anni fa mi fece incominciare a caricare video su Trials, perché non riuscivo neanche a finirlo una volta. Comunque l'obiettivo era 0 errori sotto il minuto, ce l'abbiamo. Un po' rammarico di non aver azzeccato proprio la run perfetta della giornata. Se volete continuare a vedermi tryhardare malamente su questo videogame, continuate con un bel like e un commento qui sotto. Fatemi sapere se c'eravate già dai tempi. Andate a vedere quell'episodio e questo, e vedete che comunque negli anni le manine sono migliorate invece che peggiorare. Abbiamo guadagnato una posizione in Italia comunque da quando ho ricominciato. Grazie mille ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo presto con altri video e ancora qui su Trials, perché abbiamo tanti livelli ancora da tryhardare seriamente. Alla prossima, ciao.